Un cartone di vino. Torno dal supermercato di prima mattina e attraverso un giardinetto. Scorgo una massa oscura che assomiglia a un uomo che dorme. Mi avvicino e vedo un barbone con il naso schiacciato nell'erba, la gamba contorta in una posizione innaturale e accanto al viso un cartone di vino aperto che non si è rovesciato. Lo scuoto, ma l'uomo non mi risponde. Penso che sia morto e telefono al 118. L'operatrice mi dice: provi a chiamarlo ancora e chieda come si chiama. Scuoto l'uomo di nuovo e questa volta si muove. Gli chiedo il nome e mi dice un nome che non riesco a capire. Mi sembra un nome dell'est. L'operatrice mi dice: gli chieda il cognome. L'uomo si rifiuta di dirmelo. L'operatrice insiste. Gli chiede se vuole essere ricoverato in un centro di assistenza. Mandiamo l'ambulanza. Alla mia domanda l'uomo ha un gesto di terrore. Non vuole assolutamente essere ricoverato. Io rimango sorpreso che l'uomo voglia continuare la sua vita così e gli chiedo che cosa posso fare per lui. Lui mi risponde: ho fame. Commento. L'uomo non vuole essere ricoverato perché sa che gli toglierebbero il vino, che è la fuga dalla sua vita. È sempre illusorio sorprendersi per il periodo evolutivo che gli altri attraversano. Ed è violenza non rispettarlo.